Venite con me a costruire coloratissimi castelli di sabbia sulla luna. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eccoci di nuovo dietro l'armadietto dei materiali. Cosa significa? Che stiamo sperimentando qualcosa. Eh sì, costruiamo da soli i nostri materiali. Oggi video in più. Ve l'avevo annunciato su Facebook, ho il piacere per questa pausa natalizia che si sta avvicinando di preparare per i nostri bambini tanti giochi con cui poter trascorrere il pomeriggio. Ma giochi che siano dei giochi creativi, dei giochi divertenti, che stimolino la fantasia, che stimolino i sensi, quindi giochi sensoriali di manipolazione, colorati e fantastici. Oggi facciamo insieme la Moon Sand, ovvero la sabbia lunare. Cos'è la sabbia lunare? Una sabbia agglomerante, cioè che manipolandola si può agglomerare, con cui si possono costruire dei bellissimi castelli di sabbia, formine, tutto quello che vogliamo, che lascia le mani asciutte e che vi do oggi in due varianti. Una variante per i ragazzetti un po' più grande, con i glitter, tutta sbrilluccicosa, fantastica, molto fashion, e una variante totalmente edibile per i bimbi più piccoli, una variante senza pericoli. Naturalmente sono paste modellabili e in quanto tali vanno adoperate dai 3 anni in su sotto la vigilanza del genitore. Mi raccomando, genitori, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare la nostra Moon Sand, la sabbia lunare. Ed ecco l'occorrente per la nostra Moon Sand, o sabbia lunare o sabbia della luna, un gioco divertentissimo per la manipolazione dei piccoli che li farà divertire da morire. Ora, voi vedete 2 esempi di Moon Sand sul mio piattino. La Moon Sand non è altro che una sabbia molto strana al vedersi, che simula, diciamo così, il suolo lunare e che al tatto risulta totalmente asciutta, non sporca le mani, ma guardate cosa riesce a fare. Si agglomera, quindi riesce a far fare castelli di sabbia, formine, castelli di sabbia proprio come quelli veri, che se ci camminate di sopra si sfaldano, ma poi basta rilavorare la sabbia e ecco qua la magia si ripropone. Come vedete, questi sono 2 colori, non perché ho semplicemente cambiato il colore, ma perché sono 2 ricette diverse. Una ricetta totalmente edibile, se questa la mettete in bocca e la mangiate, certo non avrà un buon sapore, ma non vi fa nulla. È una ricetta per i più grandicelli, perché con questa sabbia si divertono anche i ragazzini. Adesso così in piccole proporzioni ci fate poco, ma in grandi proporzioni, ragazzi, veramente, se ve la preparate nei vasconi diventa un gioco. Per esempio le vaschette di plastica dell'IKEA, voi in proporzione alla mia ricetta ve ne fate molte di più, tanto non costa nulla come spesa, e vedrete che pomeriggi divertenti passeranno i vostri piccolini in casa. Cominciamo. La ricetta totalmente edibile prevede 33 g di amido di mais o maizena, non sostituibile con nulla, 12 g di olio di semi, 13 g di semolino e un colorante alimentare. Mentre la versione non edibile, più per ragazzi, diciamo così, prevede 26 g di maizena, 10 g di olio Johnson, 20 g di sabbia fine, del glitter e del colorante alimentare. Cominciamo subito. Allora, versione numero 1, la versione totalmente edibile. In una vaschetta versiamo 33 g di amido di mais. Aggiungiamo anche i 12 g di olio, ecco, naturalmente di semi, e con una forchetta mescoliamo ben bene i 2 ingredienti, lavoriamo leggermente con le mani, benissimo, e adesso molto semplicemente aggiungiamo il colorante. Che colore la vogliamo fare, questa rossa? Ok, aggiungiamo il colorante in polvere, quanto vogliamo, e il semolino, che abbiamo detto essere 13 grammi, sempre con la forchetta. Adesso rimestiamo il tutto. A voi sembra una cosa stupida, vero? E allora vi sfido,
Preparatela e toccatela e vedrete che sensazione pazzesca. È un gioco sensoriale e tattile per i vostri figli, meraviglioso, meraviglioso. Enzo si è, da noi diciamo, si è scialato, proprio si è divertito come un matto a toccare questa sabbia fintamente bagnata che stride tra le dita e guardate, si agglomera, e ha giocato per ore e ore divertendosi come un pazzo. Guardate, si sgretola tutta, quindi potete farla sgretolare sottilmente tra le mani, voilà, o darle un aspetto più disordinato, voilà, oppure agglomerarla tutta e usare gli stampini, quelli del mare, per fare uscire la formina. E questa è la nostra prima sabbia lunare, guardate che bella, mani morbidissime dopo averci giocato, perché l'olio conferisce una morbidezza pazzesca, guardate come si agglomera, guardate, poi in un attimo, puff, lei si distrugge. Quindi vi dicevo, mani morbidissime e asciuttissime mentre giocate, non lascia proprio il residuo oleoso, è veramente, sì, mi vedete le mani lucide, ma guardate, vi faccio vedere, non ho le mani unte, non sporco, ecco. Quindi potete fare giocare liberamente i vostri bimbi e farli divertire con la nostra sabbia lunare. Fenomenale, ragazzi, un gioco troppo bello che comunque vendono e costa abbastanza, tra le altre cose. Procediamo adesso con la seconda ricetta. Prendiamo la nostra sabbia per preparare la seconda delle nostre sabbie lunari. Abbiamo detto che occorrono 20 g di sabbia e 26 g di maizena, che unisco alla sabbia. 20 g sono qua, adesso prendo i 26 di maizena e vado ad unire. E con la forchetta mescolo ben bene. Adesso prendo 10 g di olio Johnson e li verso dentro. Quindi unisco il colorante in polvere. Uso un po' di rame. Voglio fare una pasta più dorata, no? Un po' di oro, troppo, un pizzico di giallo, vabbè, io li ho, voi usate i coloranti che avete, non è che dovete mettere tutti questi, e qualche glitter. Questo, variando la composizione delle polveri, a seconda di quante ne mettete, potrebbe necessitare di un aggiunto ulteriore di olietto, ma lo capirete subito. E adesso mescoliamo. Mescoliamo finché tutto non prende colore e finché tutto non si stacca da tutto. Ok, ed è pronta anche la seconda delle mie sabbie lunari. Non è proprio una sabbia lunare meravigliosa? Guardate che colore, dorato con tutti i glitter. Volendo possiamo anche aggiungere qualche glitter. Ecco, guardate come sbrilluccica tutta, la vedete? Ma non perde il suo potere agglomerante. Ricostituiamola. E le mani, vabbè, questa sarò piena di glitter perché l'ho appena fatta, ma vi faccio vedere che le mani, a parte il blu che ho preso dalle scatolette del colorante che ho tutte sporche, ma le mani sono asciutte, cioè la sensazione è di giocare con un gioco asciutto e freddo e sdrucciolevole tra le dita, però nello stesso tempo anche morbido e vellutato. È una sensazione stranissima, è l'amido che conferisce questa sensazione. Quindi fate giocare i vostri figli con questa miniera sensoriale che è la Moon Sand, che è la sabbia di luna, diciamo così. Questa fatta con la sabbia veramente, per i più piccolini, se avete magari due figli, uno più grande e uno più piccolo, e non volete privarne nessuno, quelli più piccolini giocheranno invece con quella fatta con il semolino, che è bellissima lo stesso, ha la stessa identica voluttuosità, è veramente veramente forte. Benissimo ragazzi, questo è quanto dalla luna. Adesso divertitevi a crearvele tutte colorate come volete voi, passate splendidi pomeriggi natalizi
a immaginare di essere al mare a costruire i castelli di sabbia, e con questo, se siete bravi, ci potete riuscire. Cioè, se fate i vasconi e fate i secchielli, ce la fate a sformarla, capito? Perché lei si agglomera. E poi quando la girate, vedete, alzate pareti, è fantastica, è una roba incredibile, veramente, veramente bella. Pum! Divertitevi e fatemi sapere cosa costruirete con questa sabbia lunare. Bene ragazzi, ci vediamo dopo! Visto che bella, ma avete visto che divertente, ma non vorreste avere dai 3 anni in su per giocarci? Io sì, ci ho passato tutta l'intera mattinata insieme ad Enzo a sbizzarrirmi, a creare le forme più strane per poi distruggerle. È fantastica, a parte il fatto che lascia le mani morbidissime in entrambe le versioni, ma la cosa stupenda ragazzi è che proprio è un antistress, è così sdrucciolevole tra le mani ma nello stesso tempo morbida, fresca, ma anche... non lo so, dovete provarla, cioè metterla in una boccia e affondarci la mano deve essere una goduria pazzesca. Noi ci siamo solamente divertiti a costruire dei castellucci di sabbia, anche perché non ne ho fatta tantissima, ma provvederò. Se questo tipo di giochi vi piace, fate giocare i vostri figli. Tra l'altro la sabbia lunare è in vendita nelle giocattolerie, quindi se vi scoccia farvela a casa, io vi consiglio come gioco che stimoli il senso, anche la voglia di sporcarsi le mani, che è una cosa molto importante da far sviluppare nei bambini per far sì che la creatività non venga inibita. Mi raccomando, fate sporcare le mani ai vostri figli. Potete anche acquistarla già fatta, è mediamente, non so quanto costi, però è in vendita. Ma se volete farvela da sola, le ricette di Arte per Te sono davvero davvero ottime. Tra l'altro non secca all'aria, si conserva per un medio lungo periodo, come tutte le paste modellabili. Non vi suggerisco di tenerle troppo in opera perché si riempiono di batteri e germi, così come il pongo, la plastilina. Mi raccomando, ciclicamente cambiatele. Ma tra un cambio e l'altro divertitevi come pazzi e fate una preparazione al Natale gioiosa insieme ai vostri figli. Bene, se questo video è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. E noi ci vediamo dopodomani, il 26 di novembre alle ore 17 presso la Fiera dell'Hobbistica e della Creatività del Mondo Creativo, padiglione D del Centro Servizi. Vi aspetta alle 17 la vostra ombrettina a braccia aperte per conoscervi, abbracciarvi, rivedervi, chiacchierare, farvi tanti regalini e passare un bellissimo pomeriggio in allegria, felicità e tanto tanto affetto. Per chi non ci sarà invece, ci ritroviamo sempre qui per il prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, vi aspetto a Bologna e vi mando un grande bacio a tutti. Ciao!